E benvenuti nella nostra Master League. Sono 6 partite consecutive che non registravo per dovuta mancanza di tempo. Qui c'è sempre una materia di cose da fare infinite. Andiamo a vederci, oggi vi trattengo leggermente di più. Vi faccio vedere tutte le giornate. Noi avevamo registrato le 2 partite di Coppa Italia. Poi abbiamo vinto col Bologna, vinto a Milano con il Milan. Pareggio veramente sul 2-0, qua ci siamo fatti recuperare 2 gol dal Verona. Poi siamo andati a vincere a Genova col Genoa, abbiamo battuto la Lazio 3-0 e vittoria poco fa sofferta con la Fiorentina. Ora c'è il derby, poi avremo una partita di Coppa Italia, vi faccio vedere di nuovo gli incontri di questi quarti di finale, Verona-Reggina. Fiorentina Cagliari, Juventus Reggiana, che la Juventus la scorsa Coppa Italia fu eliminata proprio dalla Reggiana, e Sassuolo Torino. Ora, dopo 6 risultati utili consecutivi, la classifica è questa qui. Torino 62, Juventus 56, Inter 55, la Reggiana 54, ottimo campionato, così come il Napoli. Milan 44, Parma 43, Udinese 41, Bologna 37, l'Atalanta 33, Sassuolo 31, Empoli, Spezia 29 punti, buon campionato in chiave salvezza di Empoli e Spezia, Lazio bruttissimo campionato con ben 11 sconfitte e 38 gol subiti, Verona 23 e inizia la zona calda e qui ci sono delle sorprese, guardate la Roma, da inizio campionato non si è più riuscita a tirare su da lì sotto. Sta rischiando veramente parecchio, eh? Quindi si può ancora salvare addirittura il Genoa, perché se andiamo a vedere le partite, siamo alla 26esima giornata, ci sono ancora un mucchio di partite da giocare, ben 12 o 13. La classifica cannonieri, vi faccio vedere tutto perché è giusto. Vediamo prima la classifica gol della Serie A. Guida Lukaku con 16 reti, Verdi 13 gol, Colombo 14, via via tutti gli altri che potete vedere. Eccoci qua. Andiamo a vederci anche la Serie B, così facciamo un bel panorama. Il Brescia al comando col sorprendente Crotone e via via tutte le altre. Guardate che lotta che c'è per i playoff, davvero incredibile. E niente ragazzi, adesso io la formazione l'ho già fatta e andiamo a tuffarci in questo derby e vediamo innanzitutto se mi ha tenuto quello che io volevo. Certo, perfetto, ok, ok, perfetto, andiamo a fare lo stadio, inverno sempre casuale. E noi giochiamo con la maglia che ho fatto io, che purtroppo, ripeto, non si possono mettere gli sponsor perché non so come mai, una volta si poteva, adesso non si può più mettere. Niente, ragazzi, andiamo al derby. Si parte. Sarà una lotta sicuramente dura. In conferenza stampa Mister Bruno l'ha detto che la Juve giustamente ha grandi giocatori, però sarà una lotta dura anche per loro. Speriamo perlomeno di non perderlo, perché perderlo vorrebbe dire mandare la Juve a meno 3 punti, La sfida tra zebre e toro ha gocciola, caratterizzato i due club con un'evoluzione storica e gocciola, caratteristiche Stadio Grande agitate, Torino, tutto molto diverse da pronto, allora. squadre Ma negli ciononostante, i spogliatoi, forti legami col abbiamo capoluogo spagnolo Quagliarella, rappresentavano fin se dal non primo sbaglio minuto è la netta De Ligt, quello posizione lì. di due classi sociali opposte. Da un lato la borghesia cittadina e l'aristocrazia, dall'altra il mondo operaio. Negli ultimi decenni queste differenze si sono attenuate, ma Sarà un derby l'intensità e la veramente passione tosto non sono comunque, mancate. perché loro sono sempre lì tutti gli Questo è anni un complesso e sportivo che non hanno una passa grande certo squadra osservato. anche quest'anno, In realtà giocatori questa è veramente l'unica, forti, e lo veloci sono per ogni e professionista. niente, vediamo dai. Poi andrò a fare anche gli striscioni della Juve, perché sinceramente vedere questi striscioni lì a me non mi piace, voglio vedere gli striscioni dei gruppi io. Mamma mia. Joaquin è veramente forte, Chiesa dal primo minuto ha messo, se non sbaglio,
Andiamo subito alle formazioni: Torino, Mirante, Ansaldi, Jacoponi, Bani, Letizia, Tonali, Cucca, Lucic, Nenè, Pagliarella, Calaiò, Glick non al meglio. Questa è una grave perdita. Juventus 4-3-3. Foster, Luis De Ligt, Sidney, Luis De Ligt, Cuadrado, Joaquin, Kedira, Everton, Cittanic e Chiesa. Mamma mia, ha cambiato schema all'ultimo, ha messo 5 difensori. Ansaldi concentrato, e andiamo subito a abbassare come al solito il nostro audio del signor So Tutto Io, e si parte col derby di ritorno della Mole. Quagliarella, Tonali, subito Juve aggressiva, Bani, nuovo acquisto, Lukic, avanza Lukic, chiama Letizia, c'è Nenè libero, guarda che va, pallone qui a Calaiò, tocca subito per Nenè, manda subito a Quagliarella, attenzione, chiude Luis De Ligt, recupera Lukic, pallone Letizia, sbaglia l'appoggio, meno male che c'è Nenè, arriva Cucca, no, non è fallo, che dire, dobbiamo ragazzi non fare cavolate qui. Dobbiamo recuperare subito le posizioni. Civitanic, bravissimo qui con un po' di fortuna. Tonali che torna a difendere. Bani, pallone da Ansaldi. Ancora Kutka, ancora Ansaldi. Fa girare il toro la palla. Bani, palla dall'altra parte per Letizia che può salire. Entra Joaquin e mette in fallo laterale. Riparte il toro con Letizia, tocca per Lukic, manda in profondità, benissimo Calaiò che può scattare, e palla in calcio d'angolo, non c'è assolutamente fallo, eh? No, a me non piace Nenè qui, facciamo battere a Tonali e vediamo cosa fare, proveremo un treno, apriamo il più che si può perché portiere della Juve è forte nelle uscite. Parte Tonali, va a cercare Quagliarella, arriva prima difensore della Juve, la tiene, no, Kutka non riesce a tenerla in campo, peccato, va bene così. Foster, De Ligt, Joaquin, Sidney, cambiato parecchio la Juve, Sidney, che dire, Torino che cerca di chiudere tutte le linee di passaggio, lancio in avanti per Everton, attenzione che questo qua è forte, eh? Ansaldi, Tonali, bravissimo, palla Nenè che lascia sfilare per Quagliarella, fa andare Calaiò, e Calaiò si può immolare, parte il tiro, fuori, bellissima azione, ma conclusione abbastanza alata. Accendiamo il faro anni 80, eccolo qua. La Juve è sempre da temibile in questi derby. Foster, pallone a Luis Felipe, avanza con Kedira la Juve, allarga per De Ligt, Calaiò va subito a chiudere la fascia, bravissimo, su Felipe Luis, De Ligt, lancio per Cuadrado, Kutka deve indietreggiare e chiudere qui, avanza Cuadrado velocissimo, bravissimo Kutka che gli ruba palla, Tonali può poi ripartire, attenzione al toro, Quagliarella, pallone a Nenè, Nenè, forse fuori gioco Calaiò, sì, fuori gioco, Nenè c'ha sempre quel pizzico, doveva darla subito, come l'ha ricevuta doveva darle, sarebbe stato non so se gol, ma 90% sì. De Ligt, pallone in avanti, attenzione, ancora toro che manovra, Quagliarella, bravissimo Quaglia, Nenè con calma, bravo, Lukic, ancora Nenè la palla che può avanzare adesso, c'è spazio, mette in mezzo per Calaiò, stop il tiro, fuori, 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 e c'è un Salcedo che non è il meglio, santo Dio, fuori, mamma mia, Foster, De Ligt, ancora Joaquin, Sidney, avanza, Quagliarella viene indietro a dare una mano,
Ancora lancio in avanti, Letizia, con calma, attenzione qui, Jacoponi subito via. Palla per Tonali. Ancora Kutka, si gira Quagliarella, c'è Nenè. Poi lo sovrasta Joaquin. Attenzione, Chiesa, primo pallone per lui, ancora Chiesa con Kivitanic, Khedira. Attenzione a Joaquin, deve chiudere qui il toro, attenzione Everton, mamma mia, è forte ragazzi questo, devia la palla Tonali, però la recupera Chiesa e Tonali cerca di togliergliela. No, che errore! Mamma mia, no, che errori, e questi con la Juve li paghi. No, ma perché? Ma perché non l'ha buttata via? Ha fatto tutto bene, guardate. Poi va a dare la palla in mezzo, non si fanno ste cose. Vabbè, riparte il toro, Quagliarella, Tonali. Tocca ancora per Lukic, ancora verso Calaiò, ripropone il toro l'azione d'attacco, attenzione, si ferma Letizia, dobbiamo subito cercare il pareggio. Ancora Lukic, palla Nenè, pallone da questa parte a Kučka, fa andare Quagliarella, attenzione, Quagliarella. Mette in mezzo Nenè! Deviata, palla in angolo. Mamma mia. Quando attacchiamo siamo pericolosi. E viene ammonito giustamente Joaquin per il fallo su. Sì, fallo su Lukic. Giustamente l'arbitro lascia continuare, per carità. Kučka dalla bandierina. Proveremo a metterla in mezzo. Vediamo cosa succede. Kučka verso Calaiò che non riesce a saltare. Tonali sul pallone. Palla all'indietro. Ancora Tonali. Nenè. Palla Lukic. Bella la palla per Letizia che è rientrato da fuorigioco. Ancora Lukic. Non c'è spazio. Bisogna tirare da fuori. Cercare lo spazio come adesso e piazzare il tiro. Ma la palla rinviata adesso da Luis Felipe, ancora la va a raccogliere Tonali, può avanzare, parte il tiro e para, posta centrale. Tonali è un periodo che non sta giocando più bene. Chiesa, attenzione, Juventus in vantaggio per un nostro errore. Devo dire che ci sta, perché alla fine se sbagli li paghi. Grande Jacoponi. Pallone a Bani, e adesso ci sarà ammonizione per Chiesa, giusta? No, manco fu, cazzo. Dai, vai, che coglione. Prima che sei come tuo padre, ne devi mangiare di merda. Jacoponi, Ansaldi. Pallone a Mirante, Bani. Torino che sembra non uscire dal guscio. Letizia, dobbiamo avanzare però ragazzi, cercare gli 1-2 sulle fasce. Lukic, ma la Juve chiude bene comunque. Lukic adesso può portare palla, vediamo cosa farà. Si accentra? Centra? Mette in condizione Quagliarella, il tiro c'è pari! E andiamo! Mamma mia Lukic! Mamma mia! 33 anni! Quelli giovani devono guardare lui! Cosa ha fatto? Mamma mia! No, Lukic non si tocca, guardate, da solo, poteva anche tirare, poi ha aspettato il movimento di Quagliarella, è lui. Capitan Harlock, non sbaglia, 1-1, adesso non facciamo stronzate. Joaquin, manovra la Juve adesso, Kučka. Cerca di chiudere, attenzione ancora a Khedira, poi la palla a Kvitanic. Chiuso, bene stavolta Tonali, bravo, vai, vai, vai. Porta palla Tonali, fallo su di lui. Nenè. Ancora Quagliarella. No, veniva giù lo stadio. No, no, cosa si è mangiato? Mamma mia, Nenè, che roba ragazzi. Guardate, stop e passaggio di prima. Ma di che cazzo stiamo parlando? E un altro ammonito. È nervosa la Juve. Fallaccio su Tonali.
Foster, tempo scaduto, si giocherà ancora per un minuto. Luis Felipe torna indietro, Quagliarella instancabile oggi, subito aggrediti così, grande Calaiò. Va bene, va bene, dai, stiamo giocando abbastanza bene, insomma, direi di lasciare tutto così com'è, non toccare niente, tanto me ne cambia lui quando è ora. Si riparte il secondo tempo, un bel derby equilibrato. Sydney, Nenè che intuisce tutto ma scappa il pallone, Joaquin, ancora ancora Quagliarella che può andare, deviati, palloni che continuano a essere deviati di continuo, Tonali, Jacoponi, Toro che cerca di giocare veramente con calma, cerca di far correre la Juve. È un altro fallo e qui attenzione, ma non era già ammonito, ma non era già ammonito, no, forse mi sbaglio, mamma mia che entrata, mi sbaglio, non lo so, ah no, l'aveva ammonito verbalmente, chiedo scusa, ma se no andava fuori, Ansaldi, Jacoponi, dobbiamo ragionarla, far girare la palla in questa maniera, facendo attenzione a non perderla. Bravo Tonali adesso verso Nenè, attenzione, pallone Quagliarella, parte tiro, palo, ancora Quagliarella, chiama la palla Kučka, tiro a girobo, mamma mia, magari avessi un toro così, magari, solo su PES, è proprio così. Eh vabbè, dai, divertiamoci qua, almeno qua. Mamma mia che tiro a giro Kučka, il veleno dell'aspide, l'ultimo dei moicani, mamma mia. Foster, comunque Foster è un buon portiere, d'elite. Bisogna stare attenti ragazzi, bisogna non fare gli stupidi. Felipe, deve tornare indietro Nenè su Khedira, che allarga per Cuadrado, attenzione, pallone ancora a Chiesa, e stavolta sovrastato da Kučka, pallone Tonali, attenzione, bravissimo Ubani, ancora Tonali, e Toro che può ripartire, molto bene ancora con Nenè, lo fa bene, e poi qui chiude bene la Juve a centrocampo, Felipe Luis, pallone Everton, ancora Felipe Luis, attenzione la Juve, attenzione, non farlo girare, non fatelo, via, mamma mia, Ansaldi, bene per Kučka, Quagliarella, pallone Nenè, attenzione che c'è Calaiò che può andare, Nenè è bravissimo, l'ha visto in fuorigioco, non gliel'ha data, Lukic, Lukic, Calaiò, mamma mia, e poi ancora Lukic, attenzione Joaquin, fermati, fermati ancora, Lukic riparte, che partita bella, Nenè che adesso c'è spazio, Nenè parte il tiro, Foster, mamma mia che toro ragazzi, ma che squadretta di affa, maggior parte tutti giovani, tutti giovani. Vabbè dai, godiamoci questi bei, belle partite che si giocano a PES ogni tanto, quando sono scriptate, equilibrate. Kučka, tocca ancora per Calaiò, attenzione, ancora Kučka, 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 pallone adesso da Ansaldi, Ansaldi si gira, parte il tiro, ribattuto, attenzione al contropiede della Juve, no, fuori gioco? Ma dove? Eh sì, bella questa inquadratura, ogni tanto c'è un'inquadratura come si dà, attenzione, cambio nella Juve, entra Rabiot, esce Khedira, deludente Khedira, ha giocato partite molto più belle, si riparte, 66esimo, 1-1, Jacoponi, Nenè che guarda i compagni, attenzione a non perderla lì, Jacoponi, Ansaldi, Ansaldi aspetta il movimento, poi è chiuso da due, subito ad aggredire il Toro, Luis Felipe,
Chiudiamo le linee di passaggio, se ci riusciamo. Rabiot, Sydney, Joaquin, lanci in avanti di Joaquin, bravissimo Bani. Pallone dall'altra parte adesso a Felipe Luis. Lukic deve chiudere sulla fascia, lo fa bene. Attenzione ad Everton, deve uscire Calaiò, attenzione a non far girare questo signore qui, e c'è fallo. qui adesso sono fallo di Tonali, vediamo. Eh sì, calcio di punizione per la Juve, ma noi attenzione, entra Salcedo, esce Calaiò, parte Joaquin, il tiro deviato, gol 2-1 per la Juve. Che culo di merda, oh. Che culo di merda. Guardate. Deviato, palla in rientro. vabbè, dai, non ha importanza. Andiamo. Salcedo. Salcedo. Pallone Nenè. Nenè avanza. Tocca in direzione male adesso però qui. Male. Niente, passare Everton, sale Everton, chiuso molto bene da Letizia, poi sbaglia, Salcedo va troppo in profondità, attenzione Rabiot, e chiude alla grande Kučka, attenzione in mezzo all'aria adesso, quello lì era lo stesso fallo che ha dato alla Juve che ha battuto la punizione, a me non ce l'ha fischiato, esce Lukic, entra De Sena, niente, dobbiamo provare ancora un cambio, ma io, Quagliarella non ne ha più, e ragazzi mettiamo Mancoso, mettiamo lui, dispiace perdere, bravo Quagliarella. Mi spiace perdere per una deviazione sulla barriera, però questo è anche il calcio, bisogna accettarlo e va bene così. Siamo sempre davanti di 3 punti comunque. Ancora Kučka, attenzione. Si gira, pressato. Tocca per Ansaldi, dall'altra parte per Tonali. Bella questa azione, si può ripartire. Attenzione, Nenè, pallone De Sena. Manda adesso Letizia. Può crossare in mezzo, colpo di testa della Juve a liberare, ancora De Sena, tocca ancora per un buon Letizia oggi, palla verso Nenè, stop, giudicate voi, io non dico nient'altro, vado, no. Ma che cazzo fischi, ma a chi glielo dai il fallo? Ma fammi capire, ma vai a cagare, ma semmai è fallo mio, ma boba, pagliaccio di merda, schifoso, l'elite, pallone a Felipe Luis, attenzione, dobbiamo, penso è Letizia che esce, ancora la palla Mancoso, Mancoso, ciao, anticipato, niente da fare, devono sempre toccarlo, ancora Mancoso, può avanzare, Mancoso, Mancoso, pallone qui, a Nenè, Nenè, ehi, ma che è, oh, ragazzi, e non li ammonisce, eh. Ragazzi, qui, io ci provo, raga, Nenè, vediamo. Parte Nenè, ma Foster, mamma mia, che punizione, raga. Che parata, che parata. Attenzione adesso da parte di qua, ancora Letizia, ci proviamo ragazzi, ci proviamo, Tonali, pallone a Kučka, Kučka. L'ultima azione Ansaldi la mette in mezzo, niente da fare. Juve che vincerà anche questo derby, purtroppo è andata male anche questo derby. 2 su 2 la Juve, guardate qua come non mi fa andare i giocatori.
l'ultima azione per il Toro. Si deve andare, si deve andare, si deve andare. Pallone, Mancosu, niente, chiuso. C'è fallo? Attenzione, c'è fallo. Si scatena una rissa. Scatena una rissa, attenzione. Vediamo. Mancosu. Eh sì, braccio largo. Quello era rigore, eh? Era in aria quello lì. Che cazzo. Non credo. Parte Salcedo il tiro, barriera, niente da fare ragazzi. Non entra. Niente da fare. Ci proviamo di nuovo, l'ultima possibilità, poi avremmo perso questo derby. Vabbè, pazzi. Dove va? Niente. Pallone ancora da questa parte, ancora Nenè. La manovra bene, la tiene, mette in aria, attenzione a Bani, 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 tiro, palo, porca troia. Vai, vai, l'Isis, hai avuto un culo della Madonna, se no hai rischiato di perderlo. Che culo, mamma mia Bani, cosa ha fatto qua ragazzi, porca vacca. E vabbè raga, è andata male e niente, pazienza dai, non importa, siamo sempre avanti di 3 punti. Torino-Juventus 1-2, Empoli 4, Fiorentina 0, Bologna-Lazio 3-1, Milan-Genoa 2-2, Roma-Verona 0-0, Atalanta-Sassuolo 3-1, Sampdoria-Reggiana 1-3, Spezia-Inter 3-1, Parma-Napoli 3-1, Udinese-Cagliari 4-2. La classifica Torino 62, Juventus 59, Reggiana 57, Inter 55, Napoli 49, Parma 46 e via via, tutte le altre. La Roma deve stare veramente attenta. Dispiace aver perso questo derby, potevamo pareggiarlo all'ultimo secondo col tiro di Bani che ha scheggiato il palo. È calcio anche questo, purtroppo è così. Vabbè. Niente ragazzi, ci salutiamo qui. Poi le prossime partite vi dico che già vi registrerò chiaramente l'andata dei quarti di Coppa Italia, il ritorno dipenderà molto dal risultato. Poi andremo sicuramente questa, questa e questa, quindi ci saranno e anche col Napoli. Queste qui penso che ve le farò qua tutte, perché se le classifiche rimangono così sono belle da fare. Perdiamo il derby, pazienza, abbiamo giocato bene, meritavamo noi di vincere, questo derby sì, l'altro più o meno, ma questo sì. E niente, mamma mia, l'Inter che perde 3-1 con lo Spezia, mamma mia. E niente, ragazzi, ci sentiamo, alla prossima.